Oggi Pasquetta, lunedì dell'angelo, è in una condizione particolarissima come il numero del giorno del terzo millennio. Infatti, cominciando a calcolare dal 31 dicembre del 1999 a oggi, che è il 2 di aprile del 2018, la distanza è esattamente di 6.666 giorni. La distanza comprende esattamente tutto il numero di giorni che sono collocati in avanti. Se avessi calcolato la distanza dal primo di questo terzo millennio, io in sostanza avrei escluso il primo, perché le distanze sempre questo sono: partono dall'esistenza di qualcosa che occupa spazio e che non è contato, e si calcola solo lo spostamento. Quindi, per avere un giorno di spostamento, bisogna che ce ne sia prima uno e che si sposti. La distanza tra l'uno e il 2 è quella di un giorno, dato da 2 meno 1. Ecco dunque che la distanza dall'ultimo giorno del secondo millennio fino a oggi sono tutti i giorni che esistono, uno compreso e oggi compreso. Infatti oggi è il numero 6.666esimo giorno. È chiaro che esso non è ancora compiuto. Non lo possiamo considerare come compiuto perché è nel corso del suo compimento. Significa qualcosa questo numero, composto da 4 cifre, ciascuna delle quali è un 6, sotto il profilo del valore dei numeri, 6 esprime tutto lo spazio nel suo complesso, che va dal meno 3, arretrato in negativo dallo 0, fino al più 3, cresciuto in positivo dallo 0. Quindi i due valori sono in equilibrio. Uno è cresciuto in negativo, l'altro è cresciuto in positivo. Uno verso destra, l'altro verso sinistra, se noi la crescita del tempo la rappresentiamo da sinistra verso destra. La totalità delle quantità, cominciando con meno 3 e andando fino a più 3, ha due risalite, tutte e due di 3. Da meno 3 a 0 è la risalita di 3 e da 0 a più 3 è la seconda risalita di 3, per cui la crescita 6, partendo dalla condizione inferiore, è quella che esprime tutti i versi 3 in positivo e 3 in negativo che esistono nel sistema di riferimento cartesiano, accentrato sulla origine chiamata 0, di cui ci sono 3 versi che crescono in positivo e altrettanti che crescono ma in negativo, ossia dall'altra parte di quella parte che noi abbiamo voluto indicare come 0 e positivo. Chiarito dunque che il numero 6, che
I fisici hanno approssimato, quando si sono occupati del numero di Avogadro, che è un numero 6,022 o giù di lì, se non mi ricordo bene, che approssima il 6, ma non è esattamente il 6. E che cos'è? È un numero, una quantità che misura la relazione esistente tra due cose in fisica. Numero importantissimo, perché quella è la relazione quantitativa tra le due quantità, ma che sotto il profilo di che cosa indica, non indica altro che il numero delle volte, stop. Mentre invece, come io vi sto facendo capire, quando la rappresentazione è ben ordinata da un sistema di riferimento di assi cartesiani, partendo da una origine chiamata O nell'asse X, abbiamo un più 1 e meno 1 e abbiamo quindi due versi in crescita a formare l'unità dell'asse X nel valore di 2. Perché partendo da meno 1 fino a più 1 abbiamo la crescita 2. Nello stesso modo l'asse verticale che chiamiamo Y cresce da 0 a più 1 Y, mentre decresce da 0 fino a meno 1 Y, e quindi sono altri due versi unitari tutti e due. Infine c'è il davanti e dietro, in cui verso l'avanti diciamo che cresce più 1, mentre verso il dietro cresce un meno 1. Tutti questi versi, aventi tutti la stessa origine del punto centrale della centrale intersezione dei tre assi cartesiani, intersezione comune, è che sono 6 versi, non 6 un rapporto che chissà che cos'è, no, un preciso sistema di riferimento. Dunque 6 esprime la pienezza di tutti i versi che sono la componente in linea su cui noi abbiamo scomposto, per rappresentarlo in modo cartesiano, ossia su sole 3 linee componenti, tutto ciò che accade nello spazio. Noi, quando ci riferiamo a un sistema di assi cartesiani, non ci occupiamo solo di questo sistema, perché esso compone su questo sistema tutto ciò che invece è diffuso nel volume. Quello che è presente nell'area, XY, è ricondotto tutto sui 4 versi X e Y. E quello che si aggiunge nel volume, attraverso ciò che esiste davanti e dietro, è ricondotto sui due assi più Z e meno Z. Come vedete, parlando di 6, noi stiamo esprimendo valori in linea, ma componendo due valori in linea, noi abbiamo già l'espressione di tutto ciò che accade nell'area quando noi facciamo sì che le due linee si combinino tra di loro attraverso quel segno di moltiplicazione che da due assi cartesiani determina l'area avente per lato quei due assi cartesiani. Quindi vedete che, parlando di due assi cartesiani, noi abbiamo due valori di linea, ma che si riferiscono come compendio, come sintesi lineare, a ciò che accade sull'area. Infatti l'area si sintetizza, quando è uguale nelle due componenti, con la radice quadrata del suo valore, il che determina il lato uguale
è dato da due linee uguali tra di loro e perpendicolari. Quando noi abbiamo tre unità che si moltiplicano tra di loro e sono uguali, noi abbiamo il volume di un cubo avente per lato quelle tre linee. Quindi vedete che quando noi abbiamo tre componenti in linea, le tre positive per esempio, date unitariamente da più 1 x più 1 y e più 1 z, mentre abbiamo soltanto tre componenti, noi con queste tre abbiamo anche ciò che diventa la risultanza del volume quando noi le moltiplichiamo tra di loro. Se li moltiplichiamo tra di loro, abbiamo il risultato nel volume. Se le lasciamo così come sono, abbiamo la componente lineare di tutte e tre. È evidente che quando noi abbiamo il lato 1 che si moltiplica tre volte per se stesso, noi otteniamo tutta la quantità del volume. Se immaginiamo che uno dei parametri sia 1, e gli altri due parametri sono un mezzo, ecco che da questi tre parametri il prodotto tra 1 per 0,5 per 0,5 è un quarto, perché 0,5 per 0,5 fa 5 per 5, 25. Poi dobbiamo considerare i decimali. E qui ne abbiamo due, dunque nel risultato 25 dobbiamo mettere due decimali, il che contiene come risultato il fatto che moltiplicando uno 0,5 per 0,5, invece di quello che si potrebbe supporre che diventa più grande, diventa più piccolo, perché diventa 0,25. Poi l'altro lato avevamo supposto che era 1 e 1 per 0,5 per 0,25 rimane 0,25. Quindi vedete che quando abbiamo dei parametri, se sono 3, la combinazione di tutti e tre determina la quantità del volume. Ripeto, con tre parametri, 1 uguale a 1, gli altri due, scusatemi, e gli altri due che sono un mezzo, il risultato è che il volume non è quello intero, ma è un quarto, perché 0,25 significa che è un quarto. Tornando all'origine del discorso, quando noi abbiamo sei versi componenti, noi abbiamo espresso il volume complesso, ossia il volume che non solo è contenuto dalla parte positiva dei tre parametri, ma anche dai tre negativi, perché su ciascun asse abbiamo in sostanza due metà. Il che significa che abbiamo l'intero, ma questo intero è composto di due metà dell'intero, che se noi chiamiamo intero ogni metà, assume il valore di 2. 2 al cubo è 8, indica che noi con sei parametri abbiamo l'espressione totale di tutto il volume uguale a 2 al cubo, che è 8, il che significa che con i tre assi cartesiani, uno verticale, l'altro orizzontale e il terzo per traverso,
abbiamo tagliato il volume in 8 quadranti retti, e se abbiamo l'uguaglianza tra i valori, ossia un 1 in ogni verso, abbiamo 8 cubi composti da questi 6 versi. Uno solo è tutto positivo, formato da più 1 x più 1 y e più 1 z. Uno solo è tutto negativo, formato da meno 1 x meno 1 y e meno 1 z. E poi gli altri 6 sono combinati con alcuni positivi e altri negativi. Abbiamo capito dunque che con 6 parametri noi in sostanza stiamo esprimendo la totalità di tutto quanto un complesso che è caratterizzato da 2 cubi unitari che sono unitari in tutto il loro complesso trino, e di conseguenza noi come elemento totalmente positivo possiamo ricondurre tutto il sistema solo a questi 2 che sono totalmente negativi e totalmente positivi. Con 6 dunque noi abbiamo la rappresentazione intera del volume nel suo complesso, quando questi 6, essendo tutti composti da 6 valori 1, sono uguali, e quindi 6 a ogni dimensione esprime la totalità di un volume. Quando noi abbiamo questo 6 che si esprime nelle 4 dimensioni, quella unitaria, quella della decina, quella delle centinaia e quella delle migliaia, noi in sostanza abbiamo una rappresentazione quadridimensionale che nel sistema delle grandezze rende presente la totalità di tutta quanta la realtà. Di conseguenza il 6666, che contiene 6 migliaia, pone tutto il volume esistente a dimensione 1000, considera anche la presenza di tutto il volume intero a dimensione 100, più 60 indica tutto il non posso farvi un video quando sono conciato in questo modo, ma se non ve lo faccio oggi, quando ve lo faccio? Potrei emendarlo di tutte queste interruzioni, ma ve le voglio far vedere perché abbiate anche un'idea dello sforzo che io faccio per narrarvi di queste cose. Dunque il 60 indica la presenza di tutte le decine, le 6 unità, la presenza di tutte le unità. Quindi il 6666 nelle 4 cifre che compongono questo numero indica proprio alla dimensione dello spazio e del tempo, che sono le 4 dimensioni, quando esse sono espresse in grandezza, multipla una dell'altra, unità, decine, centinaia, migliaia, la realtà proprio nel suo sistema in avanzamento decimale. Ora, una cosa c'è da capire. Che cosa è questa quantità? Indica il massimo equilibrio esistente. Un equilibrio talmente esistente che praticamente non dovrebbe
accadere nulla di veramente significativo, perché ci sono controbilanciati interamente tutti i volumi in positivo controbilanciati dai negativi, quelli misti controbilanciati dai corrispondenti contrapposti. Le tre componenti in positivo e le tre componenti in negativo sono un destra equilibrato dalla sinistra in modo perfetto. Nulla si muove, il che, quando noi capiamo che la massa non è un qualcosa di statico, è un qualcosa di dinamico. Voi, se avete una automobile che è ferma, non potete valutarne la sua massa. Perché? È perché, anche se vi avvicinate all'automobile e vi mettete contro quell'automobile, non ne avvertite la massa. L'avvertite solo se essa si muove rispetto a voi. È una massa relativa. Ora, noi, quando abbiamo il peso, abbiamo una massa che sembrerebbe ferma, ma che così non è, non è ferma. Infatti, è fermata, per esempio, dalla bilancia. È la bilancia che ci dice quanta forza sta facendo la bilancia per impedire che questa massa cada per attrazione gravitazionale terrestre. Essendo una forza in azione, il peso che voi leggete sulla bilancia è dato in il peso che voi leggete sulla bilancia è dato in reazione, in contrapposizione alla dinamica espressa dalla massa. Essa, nella sua attrazione gravitazionale, ha una forza di movimento rivolta verso la Terra, ma la bilancia la contrasta e, mentre in sostanza le impedisce di muoversi, segnala questa forza sullo strumento di misura, e lo strumento di misura rivela quanta è la forza gravitazionale di questa massa, non l'energia, la forza gravitazionale, perché è una vera e propria forza. Noi però, per poter misurare una energia, dobbiamo disporre di una massa in movimento, perché solo in quel caso, bloccandola praticamente e impedendole di muoversi, noi la rendiamo apparentemente ferma e diciamo che ha una massa corrispondente a una certa energia che avrebbe e ce l'ha quando le consentiamo di muoversi, e allora, cadendo realmente, urta sulle pale di un sistema di produzione di corrente elettrica, e noi riusciamo a trasformare la massa in caduta con un sistema di produzione di energia elettrica. L'energia invece sempre riguarda la massa, ma esiste quando la massa non si può muovere.
perché quando il sistema ha sei componenti uguali tra di loro, sono talmente bilanciate tutte tra di loro che il sistema è immobile, però contiene tutto quanto una massa, solo l'evidenziamo quando questo sistema entra in un suo movimento. Noi idealmente lo possiamo collocare sul baricentro e considerarlo come una vera e propria forza. Dunque, il sistema di questo giorno, 6666, ha in sé una tale quantità da essere totale, da essere tutto quanto il complesso, tutto, in tutte e quattro le dimensioni dello spazio e del tempo. Però esse sono talmente in equilibrio tra di loro che in sostanza sono inattive come la quantità di produzione di energia. Poiché noi siamo in un sistema di riferimento in cui ciò che è profano e ciò che è sacro sono due sistemi che coesistono, quando andiamo a vedere che cosa ci rappresenta il sistema sacro per noi cattolici proprio oggi, noi vediamo che questo è un sistema del lunedì dell'angelo. L'angelo è solo un annunziatore, praticamente è energia espressa che disegna un evento, lo configura proprio nella sua energia, come un annuncio di qualcosa che al momento è immobile, ma quando noi consentiremo a questa massa di muoversi di un giorno, noi avremo il risultato unitario che in un giorno solo noi abbiamo mosso tutta quanta l'energia. Andandolo a riferire al giorno prima, troviamo che nel giorno prima c'era la Pasqua di risurrezione di Gesù Cristo e vediamo espressa proprio in azione tutta quanta l'energia di questo gesto divino del Figlio di Dio che risorge dalla morte. Come vedete, rispetto a questo giorno dell'annuncio dell'angelo, il lunedì dell'angelo, che per una Pasqua ballerina che si sposta sempre anno dopo anno, perché è legata più che a questioni solari, a questioni di cicli lunari, abbiamo la presenza proprio in questo che è il giorno 6666 di un valore in equilibrio tra un evento che avete visto qual è, legato a ieri, e un evento che, se si presenta in equilibrio allo stesso modo, se si presenta in equilibrio allo stesso modo, dovrebbe mostrare qualcosa di uguale e distinto, perché quello espresso il giorno prima rispetto a quello espresso il giorno dopo dovrebbe avere l'unica differenza che può esistere tra un figlio e un padre che hanno la stessa sostanza, ma che nel figlio
trascende dal padre e nel padre dal figlio procede verso il padre, ossia uno nella salita del tempo, l'altro nella discesa del tempo, che noi non stiamo ponendo su un piano o una linea di equilibrio, ma su una linea inclinata, perché contando il tempo con giorni sempre maggiori, noi praticamente riconduciamo su una linea inclinata quell'equilibrio che invece esiste tra le due componenti lineari, indipendentemente dal fatto che siano orizzontali o oblique. Dunque, il lunedì dell'angelo, questo giorno, dovrebbe significare qualcosa di fortemente indicativo in relazione alla figura divina del padre. Ora io vorrei discorrere con di voi di quello che vi annunciai. Era coerente con quel racconto fatto dal profeta Daniele, che aveva annunciato la fine dei tempi e aveva riferito chiaramente qualcosa che Gesù stesso disse che era significativo. Quando chiesero infatti a Gesù cosa sarebbe stato alla fine, Gesù lo disse, è come raccontò il profeta Daniele. Il profeta Daniele, già ve l'ho raccontato una volta nel passato, ma ve lo ripeto perché voi non potete avere visto tutti i miei video, che tra un po' sono quasi 3000. Ecco, vediamolo questo insieme. Or, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. Questo tempo di angoscia, così caratteristico del popolo di Israele, noi sappiamo benissimo quale è nella storia, perché è un fatto recente. Dopo che Israele fu dissolto come popolo, il suo travaglio massimo ci fu nel secolo scorso, quando Hitler decise di estinguerlo perfino. Un tempo di angoscia come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo è proprio il travaglio del tentativo di demolizione del popolo di Israele fatto da Adolf Hitler. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo. Chiunque si troverà scritto nel libro. Infatti è proprio in quel tempo che, da quando Israele fu tolta di mezzo dal generale Tito, ecco, ricomparirà nella storia il popolo di Israele. Noi sappiamo oggi che è proprio celebrato in questi giorni la ricostituzione del popolo di Israele. Tutti i casini che ci sono, perché per ridare a Israele il suo popolo, la sua terra, sono stati dovuti allontanare
tutti i palestinesi che abitavano la Palestina per dare a Israele la salvezza del suo popolo, ecco, lo sapete, è proprio di questo che ci stiamo occupando adesso. È questo il tempo in cui sorgerà Michele. Chi è Michele? Il Gran Principe. Michele è l'angelo il cui nome è simile a Dio. Vedete, chi è questo Michele? È il giorno in cui sorgerà l'angelo avente il nome simile a Dio. Giudicate voi chi possa essere, se non quello che secondo la promessa di Gesù Cristo sarebbe stato lo Spirito Santo Paraclito, che sarebbe venuto come un grande principe che vigila sui figli del suo popolo, proprio a dare quella salvezza davvero, innanzitutto contro la morte e poi sul giudizio da avere. Riprendiamo. Avete capito? In quel tempo chi è questo Michele? È l'angelo numero 42, quello simile a Dio. Il 42 che è simile a Dio, vedete, si riferisce in italiano a quel 42 gemellato tra i due figli gemelli di Isacco, tra Esaù e Giacobbe. Quando Giacobbe si mette davanti a Esaù che perde la e vi si mette con la G, ecco Gesù. E questo Michele, angelo 42, è proprio l'indicazione di quel Gesù, il grande principe che ritorna in Spirito Santo. Ecco, andiamo avanti. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Voi qui cominciate a dire: ma io non ne ho saputo nulla di questi che si sono risvegliati. Abbiamo visto anzi che cosa è diventata Israele quando si sono imposti e sono stati imposti gli eredi di Israele sui palestinesi. Altro che il risveglio di quelli che dormono nella polvere della terra. Ma voi dovete sempre riuscire a capire il senso vero delle cose. Chi sono costoro che dormono nella polvere della terra? Sono i dimenticati quando nella terra di Israele non abitano più gli israeliani ma i palestinesi, e tutti gli uomini gloriosi di Israele sono dimenticati. Questi che si risveglieranno sono proprio tutti gli eroi di Israele che saranno di nuovo riconsiderati agli occhi dei nuovi abitanti di Israele. Gli uni, quelli degni di gloria, alla vita eterna anche in un ricordo reale sulla terra, e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. Cambiano i valori quando su una terra c'è una sostituzione di popoli. Tutti i grandi uomini della storia dei popoli mutano e sono risvegliati dalla polvere della dimenticanza alcuni, e altri sono invece affossati
eternamente nella dimenticanza. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Chi sono costoro? E sono tutti i saggi, i profeti, gli uomini illustri della nazione di Israele, che risplenderanno, perché tra i nuovi abitanti saranno sovvertiti i valori esistenti e celebrati. Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo della fine. Allora molti lo scorreranno e la loro conoscenza sarà accresciuta. C'è, come vedete, con il punto 4 una modifica nel discorso, perché ora si passa alla profezia di ciò che è detto a Daniele. Le parole che ti sto per dire, raccoglile per bene e tienile ben conservate, perché ciò che io ti sto per dire avrà un valore eterno e a mano che il tempo passerà non saranno dimenticate, ma la loro conoscenza sarà accresciuta. Io, Daniele, stavo guardando ed ecco altri due che stavano in piedi, uno di qua sulla sponda del fiume, l'altro di là sull'altra sponda. Chi sono costoro? Altri due. E sono la terna rappresentativa dell'unità di Dio. Il primo è colui che ha parlato a Daniele e gli ha detto sigilla questo libro, ma ce ne sono altri due collocati nel corso degli eventi, rappresentati come su un fiume, uno collocato alla destra e l'altro alla sinistra di questo fiume che scorre nel tempo. Uno disse all'uomo vestito di lino che era sulle acque del fiume e che era colui che aveva detto prima a Daniele di sigillare il libro. Chi parla è uno dei due collocato sulla sponda del fiume e dice a quello che è in mezzo sopra le acque del fiume, al centro: quando si compiranno queste cose meravigliose? Perché costui che è collocato al centro del fiume dice a Daniele: attento, sigilla quello che sto per dirti, perché avrà un valore che a mano che passerà il tempo diventerà sempre più importante, non sarà mai più dimenticato. Sono annunciati quindi eventi che si compiranno, e allora è proprio uno della terna che dice a quest'uomo collocato al centro e gli chiede: queste cose quando si compiranno, queste cose meravigliose, ossia degne di meraviglia? Udii l'uomo vestito di lino che era sulle acque del fiume, il quale, alzate la destra e la sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che tutte queste cose si sarebbero compiute fra un tempo, tempi e la metà di un tempo. Vedete, questo è il nucleo della rivelazione. Si sarebbero compiute fra un tempo, tempi al plurale e la metà di un tempo, quando sarebbe finito colui che dissipa le forze del popolo santo. Ora, chi è
che sarebbe finito colui che dissipa le forze del popolo santo. Dobbiamo capire chi è il dissipatore delle forze del popolo ebraico. Riuscite a capire che questo dissipatore è Gesù Cristo? Perché con la sua affermazione di essere il figlio di Dio porta poi tanti che erano ebrei a divenire cristiani? Questo dissipatore sarebbe finito. Allora, qui c'è da capire che esiste un dissipatore delle forze del popolo santo che sarebbe finito. In che modo può finire Gesù Cristo? In che modo? A questo punto vorrei guardarvi negli occhi mentre io vi parlo. In che modo può finire Gesù Cristo? Consideriamolo. Quando le cose sono assegnate alla totalità, mettendo in atto un principio, che è quello ideale e quantitativo, che ci permetterà poi di desumerne tutte le conseguenze, il principio è una unità che è decima del suo ciclo 10 e il suo totale è dato da 10 al cubo, ossia dal ciclo intero dell'unità su tre linee, tanto che il volume sia dato da 10 per 10 per 10 uguale 1000. Quando tutto questo è riferito all'intero tempo della Terra, che è l'anno, come presenza quarta dei quattro anni che esistono nello spazio e nel tempo, uno in un quarto di quattro anni e gli altri tre negli altri tre quarti, in cui si considera un giorno solo di 365 giorni, mentre l'altro è di 366, quando accade tutto questo, il periodo di 1000 anni è il periodo significativo proprio di questo valore unitario di presenza cubica, di valore unitario posto in principio di riferimento di tutto il resto. Ora, quando questo valore esercita tutto quanto il suo potere in spostamento, quando, essendo 1000, si sposta ed occupa un altro 1000 che è collocato di fianco al primo 1000, sapendo che sono 1000 anni quelli che si spostano, 2000 anni sono l'intero spostamento di un anno, dato il presupposto di una presenza di 1000 anni. Quindi, come vi ho detto prima, bisogna avere 2000 anni perché 1000 anni si spostino di 1000 anni. 2000 anni è l'intera durata possibile a uno che sia rappresentativo di questo principio. Se Gesù Cristo è rappresentativo di questo principio, la sua durata, ossia il tempo in cui non sarebbe finito, sarebbe stato di 2000 anni. Ora, a cominciare da quando? Proprio da quando Gesù, a 12 anni, disse: ho compiuto quello che occorreva porre in premessa, ossia tutto lo spazio-tempo che doveva esistere, ossia la dimensione 4 di 3 anni. 3 anni sono la presenza di un cubo avente un anno per lato, e quindi la presenza è data da 3 anni, ma questi 3 anni devono esistere come spazio e come tempo. Il tempo è uno solo, lo spazio sono 3,
In totale lo spazio-tempo sono 4 volte e 4 volte 3 anni sono 12 anni. Quindi per poter fare un calcolo, avendo posto presente prima un riferimento, dobbiamo vedere che Gesù Cristo deve avere compiuto i 12 anni, ossia 3 anni nella forma una e trina. Quando ha compiuto 3 anni, ma nella forma dell'unità e della Trinità, gli anni sono 12. E a quel punto Gesù deve cominciare a dire: mi occupo adesso che ho costituito questa Trinità nella durata dello spazio-tempo, o se volete dell'unità e Trinità di Dio, devo cominciare ad operare per occuparmene. Questi 12 anni corrispondono alla preparazione anche dell'uomo. C'è l'infante, c'è il ragazzo, non c'è ancora un uomo in grado di compiere. Vedete, è la premessa che occorre per poter poi fare tutto il lavoro di 2000 anni. Un lavoro che terminerebbe, poiché è stato cominciato nell'anno 12, nel 2012. E quando? Quando Gesù Cristo, nato il 25 di dicembre, compie 2000 anni nel suo essere vivo, risorto come valore, un valore in azione, un valore preciso in azione filiale, fino al 25 del dicembre del 2012. Ma tutte queste quantità devono essere sempre riferite al Dio uno e trino. Vedete, anche i 12 giorni di premessa sono stati riferiti al Dio uno e trino, a 4. E ora ci deve essere in questi 2000 anni la presenza di 4 giorni su cui valore di preesistenza si deve calcolare tutto il movimento in un Dio che crea in giorni, quando i 4 giorni si muovono interamente in tutti i 2000 anni e sono chiaramente 2000 anni meno 4 giorni, poiché il valore di Gesù è compiuto nei 2000 anni, nel Natale del 2012, togliergli 4 giorni significa riportarlo al 21-12 del 2012. Per evidenziare questo giorno, non si è riferito alla cristianità, ma ai Maya, gente del nuovo mondo, che nulla ha saputo di Gesù Cristo, ma che guarda caso ha posto al 21-12 del 2012 questo riferimento della fine di un periodo astrale, epocale. Definisce la fine di qualcosa. Di che cosa? Noi, che conoscendo i Maya, ci siamo preoccupati di vedere qualcosa lì, e alcuni in questa data hanno visto la fine del mondo, sono rimasti un po' sconcertati, perché è arrivato quella data, è passata come un giorno qualunque e non è successo nulla. L'unico, il solo, che ha detto: come non è successo nulla? Io ero a Gerusalemme e alle 2 di notte del giorno 22 a Gerusalemme, che poi è il 21 nella terra dei Maya, mentre ero lì che non sognavo nulla, all'improvviso mi si accende un quadrato azzurro che si riduce a nulla e mi lascia il buio che c'era prima. Dura un secondo solo nel buio questo secondo evento che accade. Una vibrazione talmente forte che io avvertii non era per niente un sogno. Fu qualcosa che interessò con una forza enorme tutto il mio corpo.
e io avvertii questo flusso elettrico dall'esterno ricondursi al centro e sparire, nella stessa cosa che avevo visto prima riguardare la luce. Ora, la vibrazione è nella corrente elettrica, la luce è nell'immagine che la corrente elettrica suscita nella nostra visione. Ma da questo secondo evento io non uscii con il buio che era venuto fuori subito dopo che si era centrato il quadrato azzurro e mi aveva lasciato nel nero più pesto. No, al cessare della mia vibrazione, ecco, mi si accende l'immagine di me che vedo dall'alto il mio corpo immobile sul letto e io, da vivente, in spirito, cerco di muovere questo corpo, ma il corpo non risponde al mio atto volitivo di muoversi. È un corpo che non dispongo più io della capacità di muoverlo. E non mi arrendo, continuo e continuo nel tentativo di rianimarlo e comincio prima ad accorgermi che riesco a muoverne un dito e poi una mano e poi a poco mentre il corpo riprende vita anche quel soggetto che era stato il mio io che vedeva il corpo morto dall'alto cessa di esistere e mi ritrovo io di nuovo dentro di me e vedo aprirsi la porta di quell'ostello delle suore in cui abitavo in quel tempo a Gerusalemme, aprirsi la porta ed entrare mia madre che era morta già da 12 anni. E da questa visione, che fu accompagnata anche dalla visione a quel punto di fianco a me di mio cugino chiamato Gennaro, che semplicemente per quella questione del suo nome rappresentava quella genna di Romano. Gennaro fu il corrispettivo legato agli inferi di Ro. E all'improvviso tutto questo sparì alla mia vita e la continuai come chi si risvegli da un sogno. Per me, amici, era stato un sogno o avevo vissuto una esperienza che con il sogno non c'entrava nulla, che era quell'esperienza divina di un Gesù Cristo che entra in me con quell'energia elettrica. Il 4 giugno del 1940 e compiuto tutto quanto il suo lavoro, sale di nuovo in cielo. E qui ci ricolleghiamo a qualcosa che ho vissuto io solo e nessun altro. Io solo l'ho vissuta nel mio intimo. Ora, facendo proprio un'esperienza che è complementare totalmente rispetto a quella fatta da Gesù Cristo. Gesù Cristo morì agli occhi di tutti, fu visto resuscitato solo dagli intimi di Gesù Cristo, tanto che gli intimi dissero è risorto. Coloro che intimi non erano negarono la risurrezione perché continuarono a vederlo morto. Nel caso mio, questa morte e resurrezione
che poi è stata l'ascensione di Gesù vissuta in me, l'ho vissuta e vista solo io nel mio intimo, e tutti gli altri, esclusi da me solo, ossia dal mio intimo, avendo visto vivo me prima e dopo, negano ciò che ho vissuto io solo nel mio intimo, complementare, come vedete, a Gesù. Ma torniamo ora al testo, e scusatemi questa tosse che mi tormenta. Quando sarebbe finito colui che dissipa le forze del popolo santo? Dunque, quando sarebbe finito colui? Quando io vidi Gesù abbandonare il mio corpo nella forma di un'energia elettrica che abbandonò il mio corpo, di quella energia elettrica che anche Gesù si accorse quando usciva da lui. Ricordate quella volta in cui è descritto che camminava tra la gente e tutti lo toccavano, e a un certo punto disse: chi mi ha toccato? Gli apostoli dissero: ma come, Gesù, ti toccano tutti e tu chiedi chi mi ha toccato? Sì, ma accadeva che mentre tutti lo toccavano e non succedeva niente, a un certo punto una lo ha toccato e da lui è uscita una energia di cui si è accorto. Per questo Gesù disse: chi mi ha toccato? E fu allora una donna che disse: sono stata io. Io avevo un flusso perenne di sangue da quando sono nata, e mi dissi: se solo riesco a toccare l'ombra di Gesù, io sono guarita. E ci ho toccato e sono guarita. Ecco, vedete, Gesù si accorse di questa energia che usciva da lui. Così mi sono accorto io di quell'energia che è uscita da me. Quelli intorno a me non se ne sono accorti, come non se ne accorsero coloro che erano intorno a Gesù. Gesù, perché chiedi chi mi ha toccato quando ti toccano tutti? Ma non si erano accorti e non potevano accorgersi di quello di cui si accorgeva solo Gesù nel suo intimo. Bene, quando sarebbe finito colui che dissipa le forze del popolo santo? Ossia, quando Gesù Cristo, quel Gesù che, come abbiamo visto prima, è Michele, il grande principe, 42, sì, quel grande principe Gesù, costruito dai nomi di Giacobbe, che vale 42, e Esaù, che vale 42, con la G del primato in Giacobbe e con la Esù di Esaù, restato senza la A del suo primato. Vedete, quando sorgerà Michele? Ebbene, quando Michele sarebbe finito, quindi avrebbe definito tutto il suo compito di 2000 anni meno 4 giorni, ecco, sarebbe potuto risalire in cielo. Quindi, quando sarebbe finito colui che dissipa le forze del popolo santo? Quando? Quando in America sarebbe stato ancora il 21-12 del 2012. Bene, da allora, fra tempi e la metà di un tempo. Tenetelo presente questo, perché indica esattamente le cose. Io udii bene, ma non compresi, e dissi: mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli mi rispose: va, Daniele, queste parole sono nascoste, ossia, non è che sono dette papale in modo chiaro, tanto che uno legge una cosa chiara e la capisce.
Queste parole sono nascoste, vanno capite, perché sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, resi candidi, integri, ma gli empi agiranno empiamente. Nessuno degli empi intenderà queste cose. Ossia, quella spiegazione che io vi sto dando, cari amici, non sarà intesa da nessuno di questi empi, ma i saggi le intenderanno. Ecco, lo ha detto, attenzione, questo che io sto per spiegarti adesso, te lo dico, ma fa attenzione, lo capiranno soltanto coloro che sono resi candidi, integri e pronti a capire, senza l'apporto negativo di quella incredulità diffusa in chi non crede a niente ed è empio nei confronti di un Dio creato da Dio, perché vede questo mondo creato da Dio e in modo empio pensa che questo mondo sia creato dalla natura e dall'azione dei viventi. Uno che crede così e che non è portato di vedere ciò che esiste di superiore, di divino dentro la realtà, non è in grado di capire le cose, perché è uno che è incredulo per partito preso. Chi è incredulo per partito preso non accetterà la spiegazione che ora io ti sto chiarificando. Ora, vedete? Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano, ossia da quando sarebbe finito colui che dissipa le forze, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della desolazione. Quindi si ricomincia da questo tempo qui, che è lo stesso di quando sarebbe finito colui, Gesù Cristo, il dissipatore delle forze del popolo santo, da quando sarebbe finito in tutta la sua opera bimillenaria. E perché sarà abolito il sacrificio quotidiano? Voi dite, ma sto sacrificio quotidiano noi lo possiamo vedere ancora alla messa cattolica, in cui ogni giorno si ripete, perché Gesù disse fatelo in memoria di me. E tutto questo non è stato per niente abolito. Il sacrificio quotidiano nel cristianesimo perdura, prosegue, non è stato abolito. Non è questo il tempo in cui è abolito. Già, ma perché voi il soggetto qui lo state vedendo in voi e non nel sacrificio di colui che dissipa le forze del popolo santo, il quale, venuto sulla terra e non riconosciuto da nessuno, avrebbe vissuto tutti i suoi giorni come la rinuncia al suo stesso ritorno, perché nessuno dei cristiani sarebbe stato tanto pronto a vedere il suo ritorno, da cercarlo il suo ritorno, da cercarlo così come era venuto, nell'umiltà di una nascita come in una grotta, nel figlio di un falegname, in un posto in cui l'unico calore veniva fuori dal fiato, dal respiro degli animali. Chi lo avrebbe detto che Gesù Cristo sarebbe venuto al mondo in tanta umiltà? Ebbene, sarebbe tornato con altrettanta umiltà a cavallo di un asino e avrebbe dovuto patire
per tutta la sua vita il sacrificio di non vedersi riconosciuto. Voi dite, come riconosciuto? Uno, se non è riconosciuto, che colpa ne hanno gli altri che non lo riconoscono? Già, ma quando Gesù, tornato su un asino, dice a un sacerdote dopo una messa, sono tornato, è in me che è tornato colui che doveva tornare e che voi state aspettando. Sono io che sto facendo, attraverso l'opera apparente di questo asino, tutte quelle cose che erano attese fatte da me, la vittoria sulla morte, il giudizio universale che dovevo dire, l'ho detto a cavallo di questo asino, e affinché non vediate in lui solo l'asino, ma anche la verità che lo sormonta, vi dico, sono io, sono tornato. Questo annuncio è fatto alla Chiesa, ma la Chiesa non lo riconosce. E allora Gesù Cristo, a cavallo del mio asino, entra ogni volta in Chiesa e vede che, mentre egli è presente come vita sulla vita di questo asino, celebrano soltanto la memoria di un fatto accaduto prima, 2000 anni prima. E se solo osa dirlo a un sacerdote, poco manca che lo cacciano fuori dalla chiesa, dicendo fuori di qui perché tu ti vuoi fare Cristo. Vedete, Gesù Cristo, a cavallo mio, si sacrifica e si è sacrificato per tutta la tua vita, tanto che nei momenti di massima gloria, nella messa, quando tutti riconoscono Gesù nell'ostia e non lo riconoscono quando c'è lì presente la vita vera di Cristo, perché semplicemente si è presentata in Spirito Santo a cavallo di un asino. Eccolo, questo sacrificio quotidiano è stato abolito. Perché? Perché alle ore 2 del giorno 22 a Gerusalemme, che poi era il giorno 21 nella terra dei Maya, Gesù Cristo è uscito da questo sistema che lo poneva a cavallo di un asino e se n'è tornato in cielo. Ora, dal tempo, dal 21-12 del 2012, in cui fu abolito il sacrificio quotidiano, e con ciò è eretto l'abominio della desolazione. Perché è eretto l'abominio della desolazione? Qual è la desolazione? La desolazione è quella di Cristo venuto tra gli ebrei e non riconosciuto dagli ebrei. È la desolazione. Perché? È perché gli ebrei non si aspettavano un re in panni di tale umiltà e di tale mansuetudine. Si aspettavano un comandante, si aspettavano un vittorioso e non uno che potessero mettere a morte. Ma l'abominio della desolazione è quando, avendo Gesù detto io ritornerò, improvvisamente si sono messi a credere che quando sarebbe tornato per la seconda volta, allora sì, finalmente avrebbe mostrato la sua potenza venendo nella potenza, non a cavallo di un asino, finalmente nella potenza. A cosa sono valsi tutti gli insegnamenti di Gesù a dimostrare che la vera grandezza sta nell'umiltà? A niente. Perché quando i cristiani si aspettano il ritorno di Cristo nella potenza di un re che finalmente mette e rende giuste tutte le cose come se prima non lo fossero,
Allora veramente, non solo c'è la desolazione di quel tempo in cui fu messo in croce, fu eretto sulla croce e fu desolato. No, c'è l'abominio di una desolazione, di essere vissuto una vita lunga, di una presenza piena di tutti i segni, di una comunicazione fatta alla Chiesa in tutti i modi possibili e immaginabili, e alla quale tutti coloro che hanno sempre detto in attesa della sua presenza non lo sono stati mai veramente in attesa, perché sono stati sempre in attesa di un trionfatore e non di un umile venuto di nuovo a dorso di un povero asinello. Vedete, sarà eretto l'abominio della desolazione, la desolazione di un Cristo che apparentemente dice: la mia predicazione non è servita a niente, perché costoro seguitano a credere che la vera potenza sta nella potenza, tanto che io, così, tanto per fare una finta, la prima volta sono venuto nell'umiltà come il figlio di un povero falegname nato in una grotta tra gli animali. No, la seconda, finalmente, Gesù verrà nella gloria. No, verrà nella gloria maggiore del Padre suo, il quale già prima si è presentato, esso pure, in Spirito Santo e in Padre, sul dorso di quell'asino. Padre e Spirito Santo presentatesi con la nascita di quell'asino, il figlio venuto dopo il tempo esatto in cui doveva venire, ossia 999 giorni meno il 138 di Genesi 38, compiuto i 999 giorni, ossia i 1000, era finito il ruolo del padre. Se non arriva il figlio sul dorso di questo asino e si aggiunge, il padre muore, l'Abba, il padre di Gesù, muore. Già una volta Gesù ha salvato il suo Abba. Quando? E quando, se vi ricordate bene, ci fu quel ballottaggio fatto nei confronti del popolo. Chi volete salvare? Gesù o Barabba? Chi è il Barabba? È il Bar Abba, il B, il numero 2, AR, Amodeo Romano, è il Bar Abba, padre. E Gesù con la morte salva Abba, il virtuale padre, in questo ladrone di Barabba. Quando ritorna si ritrova il duo B su AR, si ritrova il Bar, avuto come figlio dalla Bar Atta, cioè atta al baratto. Tra chi? Tra suo figlio e il figlio della Madonna. La Bar Atta è atta al baratto, e il Bar Abba, questo ladrone, si ripresenta di nuovo, però stavolta è come la prima volta morente. Non c'è una condanna fatta a lui da una giustizia che voleva che pagasse le colpe di Barabba. No, c'è la morte per una broncopolmonite. Il Bar Abba sta morendo per una broncopolmonite. Per giustizia, questa volta, non c'è la morte di Gesù per la vita di Barabba. C'è la vita di Gesù che viene e salva Barabba per la seconda volta. Bene, ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della desolazione, ci saranno
1290 giorni, vedete? Sono contati. Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 1335 giorni. Tu va pure alla tua fine e riposa, ti alzerai per la tua sorte alla fine dei giorni. Ora io qui vorrei farvi vedere proprio una cosa che è possibile farvi vedere senza cancellare questo che c'è qui. Ecco. 1290 tempo uguale tempo. Tempo di giorni. Vediamo un po' di esprimerlo un po' in un formato un po' più tempo di giorni. Poi cosa c'è scritto? Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 1335 giorni. 1335 uguale tempi. Ma in che modo noi possiamo differenziare questo che è tempo, fa un tempo, e questi che sono tempi, senza cambiare queste quantità qui? In questo modo, vedete, tempi di giorni. Quanti? E sono più uno. Tempo posto a numeratore, tempo unitario posto a denominatore. 1335 unità sono 1335, ma intanto si presentano come 1336. Ora, il totale cos'è? Tenendo presente che questo qui, in sostanza, bisogna aggiungere qui uno in più. Il totale è dato da, mettiamolo in rosso, 0 più 5 è 1, 6. Nove e tre, 12, uno di riposo, uno di riporto, 2, 3, 5 e 1, 6, punto, 1 e 1, 2. Beh, vediamo la pagina intera perché sennò... Questo qui è il totale. Totale 2626 giorni. In giorni. Ora, chiarito questo, vediamo un po' cosa dice qui il nostro sistema. Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 1335 giorni. E non dice altro. Ma vedete, fra un tempo, tempi e la metà di un tempo. Qui ce n'è due. La metà
Quant'è la metà? È totale in giorni diviso 2. Diviso 2 è la metà. E quant'è la metà diviso 2? Vediamola qui. 1300. Vedete? Questo è il valore che deriva qui da questa comunicazione. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eletto l'abominio, ci saranno 1290 giorni, eccoli qua. Beato chi aspetterà con pazienza e arriverà a 1335 giorni. Vedete? Allora, sono 1335 giorni, questi sono i tempi, dall'abominio della desolazione, ossia da che giorno? Dal giorno che noi abbiamo evidenziato come 1335 giorni dopo il 21/12 del 12. Mettiamolo, facciamo questo calcolo e lo affidiamo al computer in modo che noi non sbagliamo. Dobbiamo porre qui le distanze dei giorni, calcolo della data, e qui ci mettiamo il 2012, dicembre, 21 dicembre. Qui abbiamo messo il 21 dicembre del 2012 dei Maya. Dobbiamo avere la distanza di 1335 giorni. Vediamo un po' se c'è un calcolo che non c'è. Però tanto per fare vedere dove si arriva, il 2016, in luglio, in agosto 17, vedete, 21 dicembre 2012, 17 agosto 2016, sono 1334 giorni, ma come sapete bene, qui sono tempi di giorni, c'è da aggiungere anche il valore 1 del giorno presente in quel giorno lì, quindi sono 1304 come giorno e diventano giorni se sono 1335. Vedete? Si va a finire al 17 agosto del 2016. 17 agosto del 2016. Che strana cosa, vedete? Il 17 agosto, se si tiene conto che il 15 agosto c'è l'ascensione di Maria, 15, 16 e 17 c'è il 15 l'ascensione della madre, il 16 dello Spirito Santo, il 17 del padre. Ecco, vedete, questo in sostanza è nel valore della profezia di Daniele. Ma a questo punto il tempo in mezzo, questo qui, quando è? È la metà, ossia non sono questi giorni qui, ma sono la metà, il valore di mezzo. Per avere il valore di mezzo
qui bisogna che la data sia il luglio del 26, perché con luglio del 26 sono i 1312 giorni, che sono i 1313 in tutto, quando non c'è solo una distanza ma si comprende anche il giorno in partenza, perché considerando come 1 il 21 dicembre del 12, altri 1312 ne portano alla presenza di 1313, che sono questi, che tengono conto dei tempi, ossia anche del valore 1 posto come denominatore. Ora, io vi ho detto, dal giorno del 26 di agosto, dal 26 luglio del 2016, io ho visto iniziare un evento, proprio quello collocato tra il mezzo e l'estremo qui, tra il 26 luglio e il 17 di agosto, che sono giorni 22, esattamente l'energia 66, quando si muove solo per un terzo e quindi diventa massa da energia che era. Il 22 diventa tutta la massa in movimento unilaterale della terna data da 22 più 22 più 22 uguale 66. Quindi ecco la ragione di questi 22 giorni tra il 26 luglio e il 17 di agosto. Ma adesso, tenendo presente che la fine di Dio presente su di me come su un asino è accaduta proprio in questa data qui, quando si è concluso l'evento, nel terzo giorno dall'ascensione di Maria, da questa data qui fino alla data di oggi, quanti giorni ci sono? E allora vediamo un po'. Dobbiamo andare all'anno 2018, al mese di maggio, di aprile, che è questo, e oggi è il 2 aprile. Ecco qui, ci sono 593 giorni e domani quanti sono? 594. E che cos'è 593 giorni? Vedete? 593 oggi. Ma oggi è energia, non si muove oggi. Per muoversi bisogna riferirsi non al 2 aprile, ma al 3 aprile, perché l'energia è la mossa di un giorno. Sono 594 giorni, vedete, 594 giorni. 594 giorni prima di questo giorno di domani, in cui l'energia in equilibrio di oggi si è mossa totalmente di un giorno, trascorrono 594 giorni da quando il Padre è asceso in cielo e ha abbandonato l'asino. Ma cos'è 594? Vediamolo. Andiamo a osservare la calcolatrice, sempre nel valore che ci dà, stavolta nel calcolo. Abbiamo 594 meno 600. Ok, buonanotte. Uguale 6. Mancano 6 giorni. Ossia, ci sono 6 giorni dentro 600 giorni e si muovono totalmente. Esiste un 6 dentro il 600 e
la quantità di 600, quella totale, meno 6 sono i 594, che sono tutto quanto il movimento di un asino che vale 6 e si fa tutto quanto il lavoro che esiste in 6 giorni, e questo è tutto il lavoro che l'asino può fare senza che, arrivato al valore 600, che è tutto il massimo, ecco, che succede? Ritorna il signore sull'asino. E quel signore che, riferito a me, il giorno di quel 17 di agosto del 2016 aveva abbandonato l'asino, domani, secondo i numeri e secondo proprio l'equilibrio tra l'energia 6666 rispetto al meno 1, che fa vedere che resuscita Gesù Cristo, nell'altro lato resuscita chi e che cosa? Il Padre, che era salito in cielo abbandonando l'asino e che ridiscende in modo clamoroso sull'asino. Saremo a vedere se tutto questo poi sarà vero, ossia se si presenterà nella realtà, perché per essere vero lo è, i numeri lo dicono, ma sarà una verità che appare a tutti i miscredenti o solo a coloro che, non essendo empi, sono credenti? E perché, come annunciato da Daniele, la verità trascendente è visibile solo da coloro che, non essendo empi, ammettono che alla base di ogni cosa esiste un Dio onnipotente, che però realmente non si vede, perché nel mondo reale si vede tutt'altro. Si vedono accadere gesti, tutti finalizzati alla fine di ogni cosa, che invece sono la salvezza che Dio dà da questa fine a ogni vita, a ogni cosa, che rientrando nella originaria condizione di non esserci ancora, hanno riconquistato quella onnipotenza rispetto al reale esistere delle cose, che una volta che si sono realizzate, quelle sono, e sono state definite, inchiodate,